È chiaro che è interesse nostro che ci sia la massima collaborazione da parte di tutti perché vengano attuate quelle cose che permettono di stare in sicurezza e in tranquillità. Anche i gestori dei locali aretini sono pronti a fare la propria parte dopo l'aggressione dello scorso sabato in Piazza della Badia ad un agente della Municipale, episodio per il quale sono già stati denunciati due giovanissimi. I baristi sono infatti pronti a stringere un patto d'onore con il sindaco di Arezzo da firmare entro il 21 giugno per cercare così di evitare la distribuzione senza sosta dell'alcol tra i giovani. Prima cosa, è chiaro che noi assolutamente condanniamo l'episodio che è successo perché è veramente inequivocabilmente inaccettabile. Poi per il resto cercheremo di prendere provvedimenti anche noi come Confcommercio e io in prima persona come presidente provinciale della FIPE per dare una risposta il più esauriente possibile al nostro sindaco nel minor tempo possibile. Ma non solo, dai baristi arriva anche una serie di proposte concrete da mettere in campo assieme all'amministrazione comunale, dalla somministrazione al tavolo ad una maggior sicurezza nella gestione degli assembramenti, ma anche campagna contro l'abuso di alcol ed iniziative concrete per contrastare il disagio giovanile. Tra le proposte c'è infine quella di introdurre una sorta di autoregolamentazione sugli orari da fine giugno, quando cesserà definitivamente il coprifuoco. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per fare in modo che la città, in questa occasione unica che ha in questo momento di poter promuovere il turismo che finalmente comincerà magari ad affacciarsi anche alle piccole città come Arezzo, penalizzando purtroppo città importanti come Firenze, come Siena, però è un'occasione unica che noi dobbiamo sfruttare e dobbiamo promuovere con la nostra professionalità di pubblici esercizi l'introduzione dei turisti e la benvenuta dei turisti. E uno dei modi chiaramente è quello di trovare una città pulita, una città dove non ci siano episodi di quel genere, una città dove si possa stare bene, si possa vivere bene una settimana, magari anche 15 giorni. Intanto, ieri pomeriggio, nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, la scure è caduta soprattutto sui tavolini. L'isola pedonale resterà infatti aperta sino alle 23 e non vedrà il prolungamento come invece il coprifuoco fino a mezzanotte. Controlli infine di tutte le forze dell'ordine ancora più serrati in Piazza della Badia, come del resto nelle altre zone calde del centro storico.